Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi vi faremo vedere come abbiamo camperizzato internamente il mezzo e quali modifiche abbiamo apportato. Quindi seguiteci. Ok, ecco come si presenta il nostro Herbie, quindi l'abitacolo di Herbie. Per prima cosa abbiamo installato sul cruscotto i regolatori di carica del nostro pannello solare, quindi possiamo controllare tutto come si comporta. Quella qua davanti. A fianco abbiamo messo questa pulsantiera dove possiamo controllare le principali utenze, Webasto, ventola, abitacolo e pompa dell'acqua. Posizionato sul cruscotto lato passeggero abbiamo installato uno staccabatterie che ci permette di isolare la batteria principale dalle batterie servizi e qui troviamo anche una spina per la 220 che utilizziamo magari per collegarci il computer o il phon o un altro accessorio elettrico. Ovviamente abbiamo eliminato i sedili posteriori, abbiamo creato questo mobile in legno e rivestito poi di moquette. Qui abbiamo creato questo altro piccolo mobiletto che ci serve per andare a posizionare oggetti che magari ci servono durante il viaggio, come magari una bottiglia d'acqua o qualsiasi oggetto di cui abbiamo bisogno nell'immediato. E qua abbiamo creato un altro portaoggetti molto utile, anche questo possiamo posizionarci diverse cose. Venendo ora al mobile principale, abbiamo creato un pianale diviso in diversi pezzi che ci permettono di andare ad accedere ai gavoni sottostanti. I diversi pezzi del mobile sono ad incastro, quindi andando a togliere la prima parte del mobile, troviamo nel gavone sottostante i fornelli e le stoviglie, mentre nel mobile a fianco troviamo la zona WC. In un treporte lo spazio è veramente ristretto e questo mobile è molto basso, quindi cercando su internet non siamo riusciti a trovare un portapotti della grandezza giusta per poterlo inserire qui dentro. Quindi ci siamo arrangiati con questo contenitore nel quale siamo andati ad inserire dei sacchetti specifici per WC per i camper e lo utilizziamo ovviamente nelle situazioni di emergenza. Ci siamo resi conto viaggiando che è meglio avere una situazione del genere piuttosto che non avere per nulla il WC. Ovviamente quando viaggiamo non ci portiamo dietro le valigie perché sono molto scomode da spostare tutte le volte e abbiamo ideato questi due mobiletti che dobbiamo dire che sono piccoli ma veramente veramente comodi. Entrambi i mobiletti sono realizzati in legno e sono stati poi rivestiti di questa moquette grigia. In quello piccolo mettiamo gli asciugamani, mettiamo tutto l'occorrente per il bagno. Mentre in quello grande andiamo a riporre i nostri vestiti. Infatti abbiamo messo una mensola al centro che ci permette di dividere gli spazi. Siamo stati in Spagna questo inverno e comunque avevamo maglioni e vestiti pesanti, però c'è stato tutto e è un mobile che sembra piccolino dall'esterno, ma è molto capiente all'interno, quindi anche con i maglioni, non abbiamo avuto problemi con i vestiti pesanti. Sopra all'armadio abbiamo creato questa piccolissima mensola dove andiamo a magari appoggiare gli oggetti quando siamo a letto o anche il cellulare. Abbiamo deciso di decorare anche la nostra casa su ruote, quindi abbiamo applicato delle semplicissime lucine, queste qua sono lucine a batteria che potete acquistare tranquillamente su Amazon, creano una bellissima atmosfera e poi non sono luci molto forti, quindi quando siamo a letto prediligiamo una luce calda e quindi accendiamo queste e siamo a posto. E poi per abbellire il cielo della macchina abbiamo applicato questo adesivo che rappresenta il mondo e questo lo abbiamo preso da Ovviamente all'interno del mezzo avevamo bisogno di una privacy extra nonostante i nostri vetri siano oscurati. Abbiamo così creato delle tendine in cotone pesante nero che ci permettono di avere tutta la privacy del caso. Le abbiamo fissate sia sopra che sotto, in questo modo sono ben aderenti al vetro e sono veramente comode da aprire e chiudere all'occorrenza. Venendo ora alla parte posteriore del mobile, troviamo il frigorifero. Abbiamo scelto un frigorifero a compressore ad incasso. Questo è a cassetto della marca Indelbee ed ha una capacità di 30 litri. A fianco al frigorifero abbiamo ricavato un ampio spazio di stivaggio nel quale abbiamo inserito due contenitori che andiamo a riempire con del cibo e con del pentolame vario. Inoltre, per rendere la superficie d'appoggio del mobile più lineare e facilmente pulibile, abbiamo installato un classicissimo parquet da casa. Facendo scorrere la seconda parte del mobile verso i sedili, possiamo spostare
questo pezzo di mobile e abbiamo libero accesso ai contenitori del cibo e delle stoviglie. Avevamo bisogno di uno spazio interno per mangiare e cucinare quando si è in inverno e quando tira vento e fa freddo. Per questo motivo abbiamo creato una situazione nella quale appunto possiamo mangiare comodamente in due all'interno del mezzo. I passaggi sono veramente facili e veloci. Come vedete, le scatole le abbiamo spostate e le abbiamo impilate una sopra l'altra in questo punto. In questo modo possiamo andare a sollevare questa seconda parte di mobile, ce l'appoggiamo qua di modo che non ci dia fastidio e abbiamo libero accesso ai fornelli e alle stoviglie. Quindi semplicemente prendiamo i fornelli, ce li mettiamo qua per cucinare, le stoviglie anche se le spostiamo e le mettiamo in questo punto e come vedete si è liberata tutta questa parte di pianale dove possiamo sederci volendo anche qua. E abbiamo tutto questo spazio per sederci e per mangiare in tranquillità. Come vedete, in un treporte siamo riusciti a ricavare questo angolo che è molto prezioso in inverno. Ovviamente in estate o quando è bel tempo ci piace cucinare fuori, abbiamo allestito il portellone della macchina come se fosse una mini cucina. Quello che salta subito all'occhio è questo mobile che abbiamo costruito a misura e all'interno troviamo tutto l'occorrente per cucinare, quindi abbiamo i piatti, il sale, lo zucchero, l'olio, la caffettiera, teniamo il sapone dei piatti e qua la tovaglia per il tavolo. Abbiamo poi messo due lucine, di queste sono con il tocco appunto si accendono e spengono e sono molto comode per andare a illuminare la sera quando andiamo a cucinare. Questo è il nostro ripiano per poter poi appoggiare i fornelli, con un classicissimo elastico lo abbiamo fissato al mobile e in questo modo lo facciamo scorrere e una volta sceso abbiamo il nostro pianale pronto per accogliere i fornelli. Aprendo la prolunga possiamo avere un ulteriore piano d'appoggio e nell'eventualità diventa un supporto per il nostro lavandino. Abbiamo ricavato il lavandino da una classica bacinella e tramite il nostro impianto dell'acqua possiamo andare a lavare i piatti in tranquillità. Ovviamente per utilizzare il tutto ovunque facciamo scaricare le acque grigie dentro una tanica. Veniamo ora alla zona notte, come vedete dormiamo comodamente dentro un treporte ed è un argomento che vi ha incuriosito tantissimo, quindi adesso vi andiamo a far vedere come creiamo questo letto. Le dimensioni sono di 1,40 m x 2 m, utilizziamo dei materassini Decathlon autogonfianti e sopra mettiamo un sacco a pelo. Qui come vedete abbiamo un termometro che ci permette di controllare la temperatura interna ed esterna e sopra un termostato. Il termostato ci serve per accendere e spegnere il nostro riscaldamento, che è un Webasto Thermotop, oppure di controllare la temperatura e mantenerla tale per tutta la notte. Visto che sappiamo che l'argomento Webasto è un argomento che vi interessa anch'esso, vi faremo un video dedicato. Adesso vi mostriamo come siamo arrivati a questa situazione, quindi tutti i passaggi necessari che servono per montare il letto. Per prima cosa ripieghiamo i sedili in avanti. Qui svitiamo la vite che tiene unita la seduta allo schienale. Una volta sganciato lo schienale, lo andiamo ad appoggiare sopra la seduta. Facciamo scorrere la tavola sui sedili ribaltati e la andiamo a fissare al resto del mobile con dei perni a testa piatta. Prendiamo i materassini piegati con già all'interno il sacco a pelo e lo andiamo a sistemare sul pianale. A questo punto non ci resta che sistemare i cuscini
chiudere le tendine e il letto è pronto. Ovviamente quando dormiamo non lasciamo i vetri scoperti, quindi andiamo a utilizzare un oscurante pieghevole che mettiamo nel vetro anteriore. Per i laterali, quindi per i finestrini laterali, utilizziamo una di queste retine tipo calza che vanno inserite nel vetro e poi andiamo a coprire il vetro con l'oscurante tagliato a misura del finestrino. Siamo arrivati alla fine di questo video, speriamo che la camperizzazione del mezzo vi sia piaciuta, che vi abbia dato degli spunti interessanti. Per qualsiasi dubbio, domanda o richiesta, mi raccomando, non esitate a contattarci. Non ci resta che salutarvi e ci vediamo prestissimo in un prossimo video. Ciao ragazzi!